Salve a tutti quanti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati su questo canale. Torniamo con un tema dedicato al tirocinio, perché secondo me non ha senso portarsi mille aggeggiini, aggeggiucci a tirocinio, ma bisogna portarsi quelle poche cose mirate ma che servono, ecco, in questo senso a mio parere. Tra l'altro vi lascio in fondo al video un ultimo consiglio sulla cosa da portare, che secondo me non dice mai nessuno ma che è fondamentale, però ve la lascio per ultima. Prima cosa fondamentale è il camice, ragazzi. Camice probabilmente è l'unica cosa che bisogna comprare prima del primo tirocinio, e soprattutto ragazzi prendete un camice che sia resistente. Comunque la cosa che vi consiglio, come vi dicevo nell'altro video, è cercare un camice che abbia anche le tasche belle grandi, perché appunto come vedrete dovete portare a tirocinio tante cose nelle tasche, tante cose, relativamente tante, anche perché spesso gli armadietti non sono custoditi, quindi soldi, telefono eccetera vanno nelle tasche, quindi è meglio averli spaziosi da questo punto di vista. Io ho guardato che fosse resistente, proprio di un tessuto resistente, tasche grandi come vi dicevo, che poi avesse i bottoni. Io ho i bottoni a clip, non proprio bottoni, perché sono più facili da sganciare e riagganciare anche in situazioni di necessità, e ho l'elastico sui polsi. Diciamo, secondo tema è lo scrub, la divisa, cioè spesso diciamo come alternativa al camice vi viene proposto lo scrub o la divisa. Qui la questione è, vedete se lo dovete comprare voi oppure se come in altri casi, come anche nel caso di Nibò, ve lo fornisce l'università, cioè noi semplicemente con il nostro badge possiamo andare al magazzino divise e scegliere la taglia, ci viene dato, poi lo riportiamo lì quando è sporco da lavare, semplicemente in questo caso, quindi è molto utile. Oppure se dovete comprarlo voi state attenti, perché ogni ospedale di solito ha il suo color code, tipo a Bologna abbiamo il bianco per la divisa standard e il verde acqua per le divise da sala operatoria, solo questi due colori, e diciamo non si può andare fuori da questi colori, quindi valutate bene anche questo prima. Di solito io, se metto solo lo scrub, come quando faccio i tirocini in chirurgica, sotto metto delle magliette termiche, perché sennò morite di freddo in chirurgica, quindi o magliette termiche o pile con la zip quando appunto tenete lo scrub, non a maniche corte in sala operatoria, perché sennò ci morite, ve lo posso assicurare io. Terzo tema del tirocinio, forse quello un po' più discusso, è il fonendoscopio. Come vi dicevo nel post Instagram, a mio parere non ha senso prendere un fonendoscopio costoso già da studenti, o meglio, cioè io predico bene e razzolo male, perché voi lo sapete che sono la prima ad avere il Littmann, però ecco, diciamo che proprio perché ce l'ho vi posso dire che secondo me non è così necessario, cioè a livello di prestazioni, come vi dicevo nell'altro video, il Littmann non è che si distanzi tantissimo da altri stetoscopi che costano 20-30 euro, che ho in particolare l'altro mio stetoscopio della Gima, ve lo ricordate, è quello rosa. A livello di prestazioni di ascoltazione secondo me sono molto simili, la differenza io l'ho visto semplicemente nel comfort dei gommini per le orecchie, che quelli del Littmann sono un po' più morbidi e di conseguenza hanno un'esperienza migliore. Ecco, insomma, valutate voi, perché c'è quasi un centinaio di euro di differenza fra i due, che non è proprio una spesa così, ecco, direi che se non vi sentite di farla, vi posso confermare che non c'è necessità di possedere un Littmann da studenti. Un altro tema molto dibattuto è la questione orologio. L'orologio secondo me è fondamentale a tirocinio, perché poi quando vi chiedono di prendere i battiti per minuto, la respirazione per minuto, senza l'orologio è impossibile. E tra l'altro io da questo punto di vista trovo che l'orologio analogico sia molto più efficiente dell'orologio digitale. Sapete che io ho l'Apple Watch, ho fatto anche dei video dedicati a questa cosa, ma personalmente trovo che l'orologio analogico in questo caso sia più utile e più, diciamo, immediato, piuttosto che magari avviare il timer eccetera. Andando avanti, un'altra cosa che secondo me è molto 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 utile avere sono dei taccuini e delle penne piccoline da tenere nel taschino. Ovviamente non è che dovete girare con 27 penne, anche se so che fa molto status symbol da medico, ecco, ma io di solito semplicemente metto una penna che scriva bene e un taccuino, semplicemente per appuntarmi delle cose se ho voglia a tirocinio, cioè che mi possono essere utili. Un altro oggetto che io ho preso dopo, ma che secondo me è molto utile e si ricollega al nostro punto sullo stetoscopio, è la custodia per lo stetoscopio. È pericoloso metterlo secondo me nello zaino buttato così, cioè almeno io non mi fido a metterlo nello zaino buttato così, quindi mi sono comprata una custodia che hanno un costo penso contenutissimo, tipo 3-4-5 euro, e sono queste custodie fatte così, ve la prendo perché ce l'ho proprio qua,
in cui voi potete mettere lo stetoscopio e poi ve lo infilate nello zaino. Secondo me questa è utilissima da avere e io prima di averla stavo molto meno comoda, perché cosa facevo? Semplicemente mi prendevo la scatola dello stetoscopio e tutte le mattine me la mettevo nello zaino, quindi capite che fuori di testa, molto meglio avere una cosa del genere. Arrivati in fondo a questa mega classifica, ovviamente non ho menzionato le cose minori, come ovviamente vi conviene portarvi sempre 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 a tirocinio, e io ve lo consiglio, qualcosa da sgranocchiare tipo caramelline, cose da comunque mettere nel taschino, un pacchetto di cracker, una borraccia d'acqua, quindi cose così, spicci, il badge, io ho anche il porta badge per il badge, perché appunto in ospedale dovete portarlo esposto il badge, in questo senso, quindi queste cose minoritarie diciamo che non le ho menzionate, ma ci sono anche in questo senso, e anche le cuffiette chirurgiche eccetera, che ovviamente volendo potete utilizzare quelle dell'ospedale, ma come vedete qua di nuovo io tipo ho le mie colorate che mi sono state regalate e che ho usato spesso quando sono andata in sala operatoria, devo essere onesta. Appunto, a parte tutte queste cose minoritarie, secondo me una cosa importantissima che però non vi dice mai nessuno è un paio di scarpe comode, perché passerete la maggior parte del vostro tempo in piedi. Prendete un paio di sneaker comode per affrontare il tirocinio. Non dico che sia la cosa più importante avere le scarpe comode, ma sì, perché altrimenti, cioè, vi giuro, non ne uscite vivi, cioè vi spaccate la schiena tutte quelle ore in piedi. Ragazzi, io spero che questo video vi abbia aiutato, soprattutto per chi inizia i tirocini. Vi mando un bacione e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!